bentornati a tutti a questa quarta lezione del videocorso per DJ. Allora, in questa lezione, come potete vedere, abbiamo montato una regia un po' diversa dalle altre, e perché oltre al nostro lettore CD abbiamo anche dei giradischi. Quello alla mia sinistra è un giradischi a cinghia che non utilizzeremo, quello alla mia destra è un giradischi molto economico, però abbastanza buono, della Reloop a trazione diretta. Poi abbiamo cambiato anche il mixer, utilizzeremo di nuovo un due canali, questo è un vecchio Newmark, mixer storico, e poi ovviamente abbiamo il nostro tradizionale lettore CD Pioneer 200. Allora, in questa lezione vedremo e approfondiremo l'uso degli effetti che sono presenti in alcuni modelli della Pioneer, come appunto il nostro 200, ma sono presenti anche nel CDJ 100 e nel 400. Come abbiamo visto nelle altre lezioni, nel 350 questi effetti non ci sono più. Vedremo anche come utilizzare l'effetto loop, quindi come tagliare i nostri brani e ripeterli all'infinito. Ho voluto montare un giradischi in questa lezione perché vi voglio fare vedere anche come utilizzare la jog per risincronizzare i pezzi che escono diciamo fuori dalla carreggiata. Siccome i giradischi, soprattutto quelli economici, può capitare che non tengono bene il tempo, perdono qualche frazione di secondo nella rotazione, quindi saper utilizzare la jog dei lettori lì diventa molto importante. Ma vediamo subito quali sono questi effetti, li abbiamo già conosciuti nelle scorse lezioni, però adesso finalmente possiamo approfondirli. Come abbiamo già detto, i tradizionali effetti Pioneer sono tre, e sono Jet, Zip e Wav. Sono tre effetti molto comuni, hanno dei nomi alternativi, diciamo. In realtà sono degli effetti che troviamo anche in altri dispositivi. Il primo effetto che vedremo in questa lezione è l'effetto Jet, ed è in poche parole un effetto flutter che noi possiamo applicare analogicamente tramite la rotazione della jogwheel. Ecco qua, premendo il tasto si attiva l'effetto, lampeggia la jog, e adesso ascoltate bene cosa succede. Ecco, potete ascoltare questo effetto flutter che viene applicato progressivamente alla rotazione. Se io ruoto adesso la jog in senso anti-orario, viene applicato lo stesso effetto ma in negativa. La differenza è pressoché minima. Bene, adesso vediamo l'effetto zip. L'effetto zip sostanzialmente equivale a un effetto pitch switch molto accentuato. In poche parole vuole simulare quello che noi riusciremmo a fare con un disco in vinile se lo facessimo ruotare molto velocemente o molto lentamente fino a bloccarlo. Chiaramente questo lo facciamo attraverso la nostra jog. Appena io lascio, il pezzo ritorna e ritorna nuovamente alla velocità originale. Bene, ruotandolo in senso antiorario l'effetto è opposto, quindi rallentiamo il pezzo. Appena io lascio, lui ritorna alla velocità originale. Altra cosa simpatica, ascoltate, posso bloccare il pezzo facendo in pratica un effetto break, come se noi avessimo un vero e proprio disco tra le mani.
Ok, un altro effetto che dobbiamo vedere è l'effetto WAV, che in poche parole non è altro che un effetto filter che noi possiamo applicare sempre attraverso la nostra jog, eccolo qui, in maniera analogica. In poche parole, l'effetto fa quello che noi potremmo fare attraverso i filtri del nostro mixer. Ascoltate bene cosa succede se io gioco con i filtri. Ecco. Inversamente, faccio filtro passa basso, la stessa cosa posso fare con l'effetto filter. Ascoltate, è molto simile. Vedete, vi faccio sentire. Così con i filtri. Invece così è con l'effetto filter. Al contrario, mi fa un filtro passa basso. Ascoltate. Quindi questo ci può essere molto utile quando dobbiamo fare dei mixaggi con dissolvenza sui filtri. Bene, adesso andiamo a vedere un'altra funzione molto importante, che è quella del loop. Premendo il tasto Beat Loop, lo potete ascoltare, e questo tasto che vedete in figura, praticamente noi tagliamo il nostro brano musicale in una sezione composto da un certo numero di battute, sono impostate automaticamente sul lettore CD. Ora noi possiamo diminuire queste battute, dimezzarle, premendo nuovamente il tasto Beat Loop. Abbiamo accorciato la porzione di brano che abbiamo che vogliamo loopare. Premendolo nuovamente, accorciamo, dimezziamo nuovamente. Possiamo farlo praticamente all'infinito. Se noi implementiamo anche l'uso della jog con un effetto, per esempio con lo zip, guardate, visto, possiamo creare degli effetti molto particolari. Abbiamo anche la possibilità di creare un loop manualmente, premendo questi due tasti gialli che chiamiamo loop in e loop out, o cut in o cut out, dipende il tipo di lettore, ma che in pratica ci consente di determinare il punto di inizio e il punto di fine di un determinato taglio, e poi ci consente di loopparlo all'infinito. Adesso io ho effettuato un loop, come potete sentire si ripete la stessa porzione. Premendo Beat Loop possiamo comunque dimezzare automaticamente la nostra porzione di taglio. Esattamente come prima, più lo premiamo più dimezziamo, arrivando a livelli praticamente infinitesimali. Se poi implementiamo questo anche all'utilizzo di un effetto, come in questo caso può essere il wah, potrebbe essere anche jet o zip, possiamo avere dei risultati abbastanza creativi. Ecco, vedete, è veramente molto interessante. Potete ascoltare cosa si può creare utilizzando i loop e gli effetti. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa molto interessante, che è il tasto Hold Reset. Quando io lo premo, a differenza di come accadeva prima, l'effetto che io ho scelto rimane con l'ultima impostazione che io ho dato. Cioè, se io ruoto la jog, il pezzo non mi ritorna allo stadio originale pre-effetto, ma mi rimane con l'effetto applicato. Guardate, in questo caso sto utilizzando l'effetto zip, vedete? Rimane praticamente alla velocità che io gli imposto. Stessa cosa accade con l'effetto jet, con l'effetto wav. Guardate, appena io lascio, il pezzo rimane con l'effetto che ho impostato. Quando io ripremo il tasto hold, lui mi ritorna invece al suono originale. Bene, abbiamo visto che la jog ci aiuta ad applicare gli effetti in maniera progressiva e analogica, ma possiamo utilizzare la nostra jog anche per modificare il loop, la sezione di taglio che noi abbiamo scelto.
Supponiamo che partiamo da un loop così, di mezza battuta. Premendo il tasto Cute Out possiamo allargare questa sezione ruotando la jog in senso orario. Vedete, diventa sempre più grande. Posso anche restringerla ruotando la stessa jog in senso anti-orario. Guardate, in pratica faccio quello che faceva il tasto Beat Loop, ma lo faccio in maniera analogica, sempre attraverso la nostra jogwheel. Quindi, come abbiamo visto, la nostra jogwheel è fondamentale sia per applicare gli effetti che per accorciare o allungare un determinato taglio, un determinato loop che abbiamo scelto. Però la funzione fondamentale della jog, e questo già l'avevamo accennato nelle scorse lezioni, è quella di aggiustare un brano, quindi portarcelo, velocizzarlo, rallentarlo lentamente. Per farvi capire bene in cosa consiste questa funzione, voglio utilizzare il giradischi che ho montato per questa lezione. Questo perché scoprirete che la jogwheel non è altro che una simulazione di quello che si faceva con il disco in vinile. I primi lettori CD professionali che sono stati creati appositamente per ricreare questa, funzione, questa capacità che aveva il DJ con il disco in vinile. Ascoltate cosa succede se io ruoto il disco come se ruotassi la jogwheel del lettore CD. Vedete? Si velocizza il brano musicale perché velocizzo la rotazione del disco. La stessa cosa che succede, ma in maniera elettronica, con il lettore CD. Ora, come abbiamo già accennato nelle precedenti lezioni, se io ruoto la jogwheel del lettore CD in senso anti-orario, il brano musicale rallenta. Questo equivale a questa operazione che si faceva sul disco in vinile. La rotazione antioraria corrisponde all'attrito che il DJ faceva sul disco per rallentare il brano musicale in maniera da metterlo a tempo con l'altro brano. Ecco, come potete vedere, le possibilità creative su un disco in vinile sono praticamente infinite. Con i nostri lettori CD, soprattutto quelli più costosi, possiamo avvicinarci a queste possibilità creative, ma ovviamente non sarà mai la stessa cosa. Bene ragazzi, non ci rimane che fare ormai il consueto mixaggio finale, e come promesso farò un mixaggio, questa volta lo faccio in preascolto, però vi descriverò tutte le fasi del mixaggio da seguire. Comincio a stabilire un punto di taglio iniziale, quindi col tasto Q stabilisco il punto di start del mio pezzo, ed esattamente all'inizio della battuta. Fatto questo, adesso devo mettere a tempo i due pezzi utilizzando il pitch control. Il mio pezzo sul CD è più veloce, quindi devo rallentarlo. Ecco qua. Ascolto il pezzo cuffia, ascolto i due pezzi in cuffia. Ascolto almeno 10-15 secondi anche per ascoltare se ci sono degli sfasamenti dopo 32 battute. Ok, sembra a tempo. Continuo con il preascolto. Adesso vi faccio ascoltare quello che ho sentito in cuffia, quindi vi farò sentire che il pezzo rimane a tempo fino a 10 secondi, dopodiché comincia a sfasare un po'. Ascoltate. Ok, vedete, sta cominciando a sfasare un po'. E via col mixaggio. Aiuto con la jog, piccolo coppetto, li metto a tempo e adesso ultima fase.
insolvenza sui film. Bene ragazzi, per questa lezione, questa quarta lezione abbiamo concluso. Non mi rimane che invitarvi a seguire la quinta ed ultima lezione del videocorso base, in cui accenneremo alcuni argomenti che affronteremo nel videocorso di livello avanzato e in cui faremo anche un riepilogo di tutto quello che abbiamo spiegato nelle scorse lezioni. Quindi un saluto a tutti dal vostro DJ Frangetta. A celebration to last throughout the years. So bring-